Bentornati al canale, come sempre Gioco di Muscolo e Vita. Oggi avete già visto il titolo, quindi sarà un bel video interessante. La parlata la metto alla fine del video. Io sono appena fuori dalla palestra. Sono mezzogiorno e 10. E stamattina mi sono svegliato e ho bevuto, mi sono fatto il solito caffè decaffeinato, perché sto smettendo di bere, o sto provando a limitare almeno le bevande con caffeina. Quindi caffè decaffeinato, una banana e lo skyr, come avete visto, che ha ben 15 grammi di proteine, ha la stracciatella che è veramente buonissimo e ha solamente 4-5 grammi di carboidrati, quindi è veramente ottimo. Ve lo consiglio se lo trovate al supermercato. Ma adesso siamo fuori la palestra e oggi sarà una bella upper body workout. Come ho detto anche se mi seguite su Instagram, quando viaggio riduco la frequenza di allenamento. In questo periodo, dopo aver fatto il mesociclo di 6 volte a settimana per 10 settimane totali che avete visto nella mia guida natural che ho fatto appunto in America, adesso ho diminuito la frequenza e mi sto allenando 3-4 volte a settimana. E quando faccio questo passo a un altro split, quindi non push pull legs ma faccio upper lower push pull. Oggi è la giornata di upper, quindi faccio petto, faccio schiena, faccio braccia e niente, sono bello carico. Io non vedo l'ora, anche perché sto perdendo peso, sono 75 kg esatti, quindi sto vedendo tutta la definizione che entra. Comunque vi chiedo, se vi piace questo video, lasciateci un bel like, commentate, iscrivetevi se siete nuovi, ci vediamo in palestra. E ragazzi, welcome back to un altro voiceover, che come sapete è una delle cose che mi piace più fare, perché posso essere me stesso e vi posso dare alcuni spunti interessanti per il vostro allenamento mentre mi vedete appunto allenare in sottofondo. Mi raccomando, vi chiedo, se vi sta piacendo questo video, lasciateci un bel like, che mi aiuta sempre, mi aiuta a capire cosa vi piace e a farne di più. Detto questo, oggi upper body, non so se l'ho già accennato, ma mi sto allenando 3-4 volte a settimana di frequenza, quindi dopo le 10 settimane, il mesociclo che ho fatto anche in America, che era push pull legs ripetuto, adesso sto facendo 3-4 allenamenti settimanali. E ho deciso quindi di splittare nel seguente modo: upper body di forza, lower body di forza, e poi la giornata push e una giornata pull di ipertrofia, così comunque sempre più enfasi sulla parte superiore del corpo. Quindi oggi ho fatto panca piana bella pesante, come vedete 100 kg, purtroppo dato che comunque sto in deficit, la mia presa di forza ha un po' stallato, sono un pochino bloccato a 100 kg, però la cosa importante è che provo ogni seduta comunque come minimo a mantenere i carichi. Quindi dopo la panca piana sono passato a fare un muscolo per la schiena, quindi un esercizio del muscolo antagonista, e in quest'ultimo periodo sto facendo questi one arm cable row, che veramente sento la contrazione in un modo assurdo e vi consiglio veramente di provarlo. Quindi chiaramente secondo me meglio bilanciare manubri, ma ogni tanto si può giocare con i cavi, soprattutto se riuscite a trovare dei movimenti che sentite bene lavorare il target muscle. Nel mio caso, ogni volta che faccio questo praticamente cable row unilaterale, sento veramente il lat che si gonfia di sangue, che non è che dobbiamo essere alla ricerca del pump, ma è sempre importante perché ci dice che appunto ci sta una buona connessione mente-muscolo. Quindi questi erano i primi due esercizi. Poi ovviamente sono passato a fare una sorta di cable fly, ma non faccio più un cable fly, preferisco fare una sorta di chest press. Quindi la pressa che farei con i manubri li faccio ai cavi, e devo dire che non so se è solo questo, ma nell'ultimo mese che sto facendo appunto questa variante, il mio petto, soprattutto i fasci clavicolare, quindi il petto alto e il petto interno, stanno veramente avendo un'ottima stimolazione, come vedrete anche nel mio physique update finale, che il petto è veramente pieno. È sempre stato il mio punto debole, ma penso che piano piano sta tornando ad essere un punto almeno alla pari con ogni altra cosa. Direi che le braccia adesso sono il mio punto debole, quindi vi lascio al physique update, fatemi sapere
cosa ne pensate. Mi raccomando, vi chiedo il like. Se volete un altro argomento per il prossimo voiceover, ovviamente lasciatelo nei commenti. Vi ringrazio e godetevi il resto del video. Ragazzi, questo è un fisico natural, magro, magro nel senso peso poco, peso 74-75 kg, che è poco per me. Ah, vabbè, finito l'allenamento, ci vediamo fuori. Eccoci qua, tornati in macchina. Ragazzi, è stato un bel allenamento come avete visto. Devo dire, come vedete, sulla panca piana ho mantenuto tutta la forza, che non è male. Anche l'ultima volta che ho fatto la prima serie da 5 e poi le seconde due da 4. E questa è una cosa fondamentale. La gente quando fa il mini cut pensa che bisogna cambiare e stravolgere tutto l'allenamento. Invece le variabili sono le stesse. Dobbiamo provare il più possibile a mantenere l'intensità e il volume allenante, che sono veramente due chiavi importantissimi per la crescita muscolare, ok? Quindi non stravolgete tutto l'allenamento, mantenete gli carichi il più possibile e per alcuni di noi appunto all'inizio di un mini cut magari riuscite pure a progredire, quindi è molto importante questo punto. E poi avete visto il mio physique update lì alla fine, che non avevo un mega pump, diciamo un pump un po' dappertutto perché appunto era una seduta upper body. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Io sono sicuro al 100% che questo è il miglior fisico mai avuto in termini di massa muscolare. Non sono ancora molto definito, ma perché chiaramente stavo in massa fino all'altro ieri, quindi però in termini di massa non sono mai stato così pieno. E forse un esercizio molto importante che vi consiglio di provare è il chest press, perché molti quando facciamo i cable flies, giusto ai cavi, usiamo o troppo peso o lo sentiamo più nelle articolazioni, magari nella spalla, nel braccio, non lo sentiamo nel petto. Provate a fare chest press, quindi fate come se fosse un press con i manubri o il bilanciere, ma lo fate con i cavi. Io sto vedendo che proprio, non lo so, vabbè, non si vede che sono ancora piccolo, però tutto, vedete qua, questo non c'era, ragazzi. Sto vedendo appunto tutto qua, vedete le linee, cazzo. Comunque sì, sta praticamente facendo crescere tutta la parte del petto sopra che prima non avevo, quindi sono veramente veramente un sacco contento. Sto a parlare troppo, andiamo a magnà, c'ho fame. Penultimo giorno, se avete visto l'ultimo video dove stavo mangiando niente carne, quindi c'ho voglia di carne ma non posso, quindi boh, sushi o pesce o boh, qualcos'altro. Comunque vi tengo aggiornati, ci vediamo nella prossima clip. Andiamo a fare un po' di spesa. Che faccia, distrutto proprio. Ok ragazzi, è finito che sono andato a un sushi shop all you can eat, e quindi mo con sto iPad fighissimo mi ordino tutto quello che voglio. Taglio. Bomba. E il devasto è stato fatto, ragazzi. Tutto andato. Voglio finire qua la parte del vlog e iniziare un discorso molto importante, che è il titolo di questo video, che è: purtroppo sui social in questo momento non c'è più tanta gente di effettivamente al 100% naturale. Qual è il mio problema principale? Che molte di queste persone poi usano il proprio fisico che hanno ottenuto non in modo naturale, e lo dico, tantissime persone, direi un 80-90% di chi vedete sui social non fa il proprio cambiamento tramite magari il programma che vi prova a vendere o gli integratori che vi prova a vendere. Qual è un'altra cosa che mi fa imbestialire? Il fatto che molti di loro magari ti mostrano l'allenamento, che ne so, per il petto con, che ne so, 4-5 esercizi per il petto, con 4-5 serie per ogni esercizio, per un totale di 20-25 serie a sessione di petto. Qual è la cosa? È che questo non è ottimale per un natural, è ottimale magari per loro che prendendosi delle sostanze dopanti riescono ad aumentare sia la performance, ma hanno la sintesi proteica molto più elevata e hanno praticamente il tasso di crescita muscolare molto più elevato rispetto ad un natural. Però per uno che non fa uso di sostanze dopanti, per me e te, che ci limitiamo a utilizzare la creatina se vogliamo aumentare un po' la forza, ma stop, niente che ci faccia aumentare la performance in modo chimico, cosa succede? Per noi non è ottimale, che se noi andiamo a seguire un programma del genere con 25 serie per seduta, per gruppo muscolare, a parte che
è oltre il volume totale settimanale che dovremmo fare, e quindi vuol dire che non recuperiamo e non progrediamo. Non solo quello, ma è anche molto oltre il limite che si pensa teoricamente ci sia per ogni sessione per gruppo muscolare, giusto? Di quelle 10, 12, 13 serie a gruppo muscolare. Questo è dimostrato dalla ricerca scientifica che molto probabilmente se fai oltre 12, 13 serie è praticamente inutile, è cosiddetto junk volume, come anche dice Dr. Israetel. Quindi questo è il mio primo punto. Secondo punto, volevo parlare di Marine o Student Aesthetics, alcuni di voi magari lo conoscono, che ha appena fatto una competizione e stando a quanto dice lui è al 100% naturale, almeno per quanto diceva prima della competizione. Poi per la competizione non ha detto niente, ma andiamo a vedere i suoi stats. È alto 1,85-1,86 cm, infatti quando io l'ho visto dal vivo, ma mi dava una spalla, era molto più alto di me. Io sono alto 180, lui era probabilmente 186 come minimo. Ha fatto la sua competizione naturale e il peso di competizione era 73 kg, 73 kg per 1,85-1,86 cm, quindi vedete il suo fisico che era un fisico assurdo, definizione assurda, e diresti anche bello pieno muscolarmente, ma ha fatto una competizione a 73 kg, e questa è la verità per un natural. Io che peso 180 cm, molto probabilmente se voglio avere un fisico pazzesco, molto definito e si vedono tutti i dettagli, devo scendere di tanto col mio peso, che quindi il fisico in realtà è piccolino. Quando lo vedete con la maglietta è piccolino, senza maglietta c'ha tutti questi dettagli. Io che sono alto 1,80, che adesso peso 74-75 kg e mi avete visto nella condizione di prima, dovrei molto probabilmente scendere su per vedere tutti i dettagli sui 67-68 kg, che è piccolo, ma quello è un fisico naturale. Ci tengo veramente a dirvi che se volete stare bene, molto probabilmente il peso sarà molto più basso rispetto a quello che magari avete in mente. Questo è una trasformazione di un fisico naturale, sui social non ci stanno più. Ci tenevo a dirlo. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, i vostri commenti qua sotto in descrizione. Io non ho niente contro chi decide di fare uso di sostanze, ma ditelo, non fregate i ragazzini, non vendete programmi, non vendete integratori dicendo che quello è come uno bisognerebbe allenarsi se si è natural, perché non è così, c'è una distinzione molto molto diversa. E è importante che qualcuno lo dica, e io ci tenevo a dirlo perché voi che mi ascoltate so che siete intelligenti. Detto questo, lasciatemi un like, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!